e temo di dover rompere un attimino questo clima idilliaco che si è creato con questi interventi, perché dal momento in cui si è creata una commissione costa vuol dire che un problema esiste. Il problema principale fondamentalmente è quello dell'attrattiva della maggior parte dei contributi, dei fondi e dell'attenzione anche dal punto di vista istituzionale nei confronti dei grandi centri, a discapito dei piccoli comuni che qui oggi erano rappresentati, sono ancora rappresentati dai sindaci che ancora sono qui. Quello che è il grido di dolore, come è stato chiamato delle volte, dei sindaci dei piccoli comuni, chiaramente secondo noi non può essere superato così semplicemente con una serie di elenco di cose stupende o di iniziative che vengono messe in campo dalla regione, e che allo stato attuale però, dal momento in cui questo grido di dolore dei comuni non è di oggi ma continua a esserci, significa che qualcosa non è andato nella programmazione precedente. E da quello che posso vedere io, da quello che possiamo vedere noi come opposizione, le linee non stanno cambiando. Molto brevemente, riguardo l'accorpamento dei comuni, il Movimento 5 Stelle è d'accordo per gli accorpamenti per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Le modalità, come abbiamo avuto modo di contestare anche in aula, non sono quelle secondo noi ottimali. Il volontarismo da questo punto di vista da parte dei comuni e una progettazione più attenta appunto per quello che riguarda il tipo di accorpamenti che vengono fatti, secondo noi meriterebbero di essere sottolineati maggiormente. Un esempio su tutti, il piccolo comune di Calci accorpato alla grande Pisa, secondo noi non è la scelta ottimale. Penso che il sindaco di Menti, che adesso purtroppo non è più qui, potrà essere d'accordo. Un accorpamento sempre del comune di Calci con altri comuni con una realtà molto più simile alla sua poteva essere secondo noi maggiormente auspicabile. Naturalmente, perché ci sia questa scelta, deve essere data la possibilità ai comuni di dire: voglio potermi accorpare con alcuni comuni piuttosto che altri. Questo all'interno della proposta di risoluzione ad esempio non era contenuto e secondo noi era un passaggio importante. Quindi qualunque tipo di forzosità dell'accorpamento è assolutamente da evitare, e un comune, noi lo diciamo anche come Movimento 5 Stelle, uno vale uno. Se un comune non è d'accordo in una fusione, quel comune non deve essere obbligato a accorparsi, gli deve essere domandato il motivo del mancato consenso, e soprattutto bisogna vedere se ci sono modalità differenti a questo punto di accorpamento, ed è necessario fare un lavoro attento e caso per caso. Non si può paragonare questo grande progetto della grande Pisa con altre realtà più piccole che possono venire da comuni come Castellina o Santa Luce. Sono realtà completamente diverse, l'analisi deve essere fatta diversamente e devono essere soprattutto valutati quelli che sono i servizi che poi dovranno essere erogati ancora al cittadino, perché non ci dimentichiamo che la Toscana, come tutta l'Italia, è una regione, siamo un paese ad alto tasso di invecchiamento. Il togliere alcune filiali oppure tagliare alcuni servizi, accorparli, può significare mettere in difficoltà una fascia di popolazione che può avere difficoltà ad accedere ad altri, a centri più grandi. Quindi è necessario tagli, sì, d'accordo la razionalizzazione, d'accordo il risparmio, tutto quanto, però sempre con un occhio al cittadino, perché questi si chiamano servizi, non è un'azienda, sono servizi alla persona e devono essere garantiti. Laddove venga a mancare questo tipo di servizio, è necessario fare una revisione attenta di tutto quello che riguarda l'accorpamento e la modalità con cui vengono fatti accorpamenti, unioni di comuni o qualunque altro tipo di unione di un certo tipo di servizi. Con la riforma sanitaria abbiamo visto bene cosa è successo ai presidi ospedalieri periferici. Anche lì ci sono state delle proteste, ma non sono state ascoltate. I presidi periferici subiranno dei tagli. Tutto questo all'interno di un sistema infrastrutturale, non parlo di grandi infrastrutture, ma di piccole infrastrutture, che è carente. Noi quello che chiediamo come movimento è una maggiore attenzione ad esempio alle infrastrutture che collegano i piccoli centri. Abbiamo fatto una mozione in commissione per quanto riguarda la regionale 68, che molti di voi conosceranno, è poco più veramente che un nastro di asfalto sulla terra. Collega tanti piccoli comuni, tante piccole realtà, c'è quindi un collegamento che va incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, ma anche del turismo ad esempio, se vogliamo guardare il lato economico. C'è stata rifiutata perché comporterebbe, sono 40, come ci ha detto il Presidente della Commissione, 40 milioni di euro. Certamente 40 milioni di euro sono molti, però pensiamo anche al tipo di servizio poi che si va a offrire, e pensiamo se piuttosto altre grandi infrastrutture non potrebbero essere evitate.
una su tutte, noi continuiamo a contestare quello che è il People Mover che andremo adesso a visitare. Stiamo per presentare anche un'interrogazione perché ci sono dei problemi per quanto riguarda il bilancio. Questa infrastruttura prenderà un sacco di soldi, ci domandavamo se quello che è il contributo della regione o del comune di Pisa non poteva essere utilizzato in altra maniera. Il progetto che è stato presentato all'Europa naturalmente era finalizzato soltanto a quel tipo di interventi, quindi non, quando si dice che potevano essere usati contributi europei non per il People Mover ma pur per altro, non è corretto in realtà, perché potevano essere utilizzati soltanto per quel tipo di infrastruttura. Ci domandavamo se era opportuno farla, magari. Tutto questo in estrema sintesi per dire: la Toscana è fatta di piccole realtà, che sia il piccolo comune o la piccola azienda, quelle piccole e medie imprese che, nelle quali si legge poco sui giornali, perché se ci sono dei problemi alla Smith Beats, giustamente molti dipendenti, il problema è grave, ma si guarda molto poco secondo me alle tante piccole e medie imprese, piccolissime imprese, che ogni giorno chiudono, ne vengono aperte in altre, il saldo è negativo, sappiate che il saldo è negativo. E nei vostri piccoli comuni forse avete più a che fare con queste piccole imprese. Quello per noi è importante, veramente fare vera attenzione nei confronti di questa. Ed è quello che cerchiamo di fare, cerchiamo di stimolare anche noi in regione da parte dell'opposizione. Da parte dei comuni ben vengano tutte le proposte da questo punto di vista. Ci auguriamo che l'ascolto davvero sia sincero e sia finalizzato a rivedere tante politiche che vengono fatte in Toscana, che secondo noi mirano eccessivamente a degli accentramenti di poteri e che secondo noi non sono corrette nel rispetto anche di quello che è un tessuto sociale ed economico toscano, che è fatto del piccolo. Non ci ostiniamo a vedere una Toscana che non esiste, che è fatta dal grande. C'è la grande Firenze, c'è Pisa, perfetto, c'è Livorno, però c'è il piccolo, ci sono tanti piccoli. Noi vogliamo davvero una maggiore attenzione per questa. Auspichiamo che la Commissione Costa, come le altre commissioni, abbiano una maggiore attenzione da questo punto di vista.